Buongiorno Marco. Buongiorno eh, grazie di essere qui, di essere qui a Bologna in un giorno fondamentale perché intanto il 5 giugno è la giornata mondiale dell'ambiente. Esatto. In questo momento si sta aprendo a New York, nelle Nazioni Unite, nel Palazzo di Vetro, la settimana degli oceani e questo video che tu, che la tua azienda Bion ci ha portato, mostra come in realtà gli oceani potrebbero, possano, poi ci spiegherai come, essere ripuliti forse addirittura in poco tempo, quindi il video è toccante, ci tocca, ci emoziona, ci emoziona perché siamo qui in una settimana che è fondamentale per il nostro pianeta, una settimana di eventi in Bologna, nella stessa città dove il genio italiano, a questo punto possiamo dirlo, ha avuto la possibilità di creare, di innovare e di probabilmente cambiare la faccia degli oceani e quindi la faccia del pianeta stesso, una settimana dove Bologna si propone quale capitale mondiale dell'ambiente nell'attesa dei grandi della Terra, dei sette grandi che siederanno a partire dal prossimo fine settimana per negoziare o forse, come si dice oggi, basta guardare i media, rinegoziare i patti di Parigi così importanti per il cambiamento climatico e quindi per il futuro di noi tutti. Allora, la domanda è che cosa c'è dietro, che cosa è questa innovazione che parte dalla natura? Che ripulisce se stessa, quindi l'uomo che inventa qualcosa che usa la natura per ripulire la natura stessa e ridarci quello che forse era il nostro paradiso perduto. Beh, parte da un lavoro che è durato dieci anni, eh, che ha impegnato la nostra società nel eh, mettere a punto una produzione industriale di un biopolimero noto da oltre cent'anni, ma mai prodotto a livello industriale, chiamato polidrossi alcanoato. Questo biopolimero nasce da una fermentazione di batteri non patogeni che, nell'arco di 30-40 ore, accumulano una riserva di energia al loro interno e di fatto creano del poliestere, esattamente come quello prodotto dal petrolio. Quindi, una plastica buona fatta dalla natura. Questa è una scoperta che noi abbiamo riattivato negli ultimi 10 anni, avendo grande successo in tutto il mondo. L'abbiamo fatto principalmente per creare degli oggetti come con qualsiasi plastica uno pensi di poter lavorare. E solo che a un certo punto abbiamo visto che c'era un mondo anche dato da materiali invisibili, dalla plastica invisibile. E due anni fa abbiamo presentato con enorme successo le nostre prime micropolveri che servivano per sostituire le microperline all'interno di ogni prodotto cosmetico. Non so, ma è abbastanza noto, sono uscite tante leggi che ne vietano anche l'uso sempre di più. Ecco noi siamo riusciti a fare le microperline in biopolimero da utilizzare nei prodotti cosmetici, ma in quel momento ci siamo resi conto che questo prodotto poteva essere utilizzato su larga scala anche ad esempio nella nanomedicina, nella biomedicina e anche nella bioremediation, che è un settore che sta espandendosi ultimamente che tende proprio a trovare dei rimedi naturali per pulire il mare. Con enorme sorpresa abbiamo visto che i nostri tecnici sono riusciti nell'arco di poco tempo, pochi mesi a disegnare una particolare forma di molecola, quindi con delle cavità all'interno, immaginiamoci una specie di boa fondamentalmente, con delle cavità all'interno, di biopolimero. Questa gettata sotto forma di polvere sopra il petrolio, eh, nell'arco di 4-5 giorni attiva i normali batteri che sono presenti in tutti i mari del mondo e che sono voraci di petrolio, ma non si riescono mai ad attivare perché non hanno l'habitat giusto. Noi gli creiamo l'habitat, li risvegliamo e nell'arco di 15-20 giorni prima mangiano chi li ospita, cioè il nostro biopolimero, e poi si mangiano tutto il petrolio, pulendolo eh, dal, da quello che è stato il disastro, ad esempio, che può essere lo sversamento nell'acqua. Questo è un qualche cosa che è diventato un prodotto che abbiamo lanciato oggi in tutto il mondo. Quindi ci stai dicendo che dalla cosmesi, quindi dall'attenzione alla pelle, alla bellezza, che è anche importante, però dall'attenzione a qualcosa di molto esteriore, che qualcuno potrebbe addirittura definire frivolo, siamo passati a interventi biomedici, per poi rendere affamati dei batteri che vanno a nutrirsi dei, delle, del nostro inquinamento, cioè de, di quello che dal fossile noi... Rigettiamo nei mari distruggendoli e ora, grazie a te, grazie a voi, grazie alla città di Bologna, grazie a Bion ripulendoli. Questa è la soluzione. È così. Di fatto, quasi sempre: io l'ho visto in questi ultimi dieci anni, c'è sempre una soluzione naturale ad un problema che viene creato dall'uomo il più delle volte. Basta avere la fortuna e l'abilità nel trovarla. In questo caso. Il petrolio che naturalmente potrebbe essere degradato da dei batteri che però ci metterebbero tantissimi anni, quindi non fa bene per gli uomini poter dover attendere anni e anni per vedere pulite le proprie coste da un disastro petrolifero. No? Il fatto di poter eccitare questi batteri già presenti, che sono sotto forma silente in ogni mare del mondo, con il nostro biopolimero beh è un qualche cosa di straordinario quindi la natura veramente che rimedia ad un danno fatto dall'uomo e ci sono tantissime altre applicazioni che stiamo mettendo a punto utilizzando il biopolimero veramente come un driver come, come l'ultimo miglio di un qualche cosa sta succedendo ad esempio anche nel mondo medico nella medicina quindi eh, interpretare il polimero che diventa bio, completamente naturale per tutto un altro tipo di uso allora questo uso nuovo questo ripulire il mare nella giornata degli oceani in questo momento in un momento in cui tu stai annunciando perché oggi è anche il giorno in cui annunci al mondo esatto. questa innovazione ora annunciacela come dichiarazione positiva in apertura della settimana ma anche con un messaggio che proprio qui a Bologna debba andare perché non è che grazie solo alla tua soluzione salviamo il mondo, c'è cioè una decisione che verrà presa questa fine settimana. Qual è il messaggio di un imprenditore del settore privato che dice signori il mondo è nostro, sì noi creiamo qualcosa che può salvarlo ma senza l'impegno di tutti non possiamo di certo andare avanti? Che tipo di messaggio a questo punto anche ideologico puoi trasmettere? Il messaggio oltre che ideologico è anche pratico perché essendo consci di avere un prodotto eccezionale tra le mani che tutti in qualsiasi parte del mondo vorrebbero avere da poter sviluppare, abbiamo fatto anche di più. Oggi a margine della nostra presentazione che abbiamo fatto in anteprima mondiale di questo prodotto per pulire gli oceani, abbiamo anche lanciato il prodotto il kit The Matter, che è un kit eh, gratuito che distribuiremo a tutti gli scienziati del mondo, che basta che si colleghino al nostro sito e possono farne richiesta. Perché, se noi, come piccola società cresciuta molto, siamo riusciti ad inventare anche un'applicazione per pulire gli oceani, chissà quanti scienziati nel mondo hanno delle idee per sviluppare, da sviluppare con il nostro prodotto. Quindi, abbiamo deciso di dare dei kit gratuiti a tutti gli scienziati del mondo per avere un, un tipo di approccio aperto. La scienza, il più delle volte ha solo bisogno di materiale, di studio e di qualcuno che abbia la volontà di renderla fruibile. Noi quello che abbiamo voluto fare oggi è anche un grande messaggio di speranza, perché da azienda privata abbiamo detto che vogliamo dare a tutti gli scienziati del mondo un kit per sviluppare ognuno la propria idea e chissà quante idee bellissime ci potranno essere oltre la nostra. Quindi Marco, per chiudere, il vero messaggio è, oggi annunciamo un'innovazione che sì. farà molto. Ma il messaggio vero è che questa innovazione è aperta a tutti. Esatto. È un'innovazione che chiede altre innovazioni per un'evoluzione continua e continuativa, per non fermarci qui. Allora, è con questo che ti ringrazio. Grazie a voi. Salutiamo i nostri uh, New Yorker. Saluto a tutti. E grazie, tante. Grazie, Martino. Grazie. grazie